l'Italia si sveglia, mette la bandiera fuori dalla finestra, tira sulla testa da Milano a Caserta, è una primavera nuova, profumo di resistenza, vento che soffia ispirato da un'agenda rossa, schiena che non si piega, la mafia e la camorra, uno scudo ci difende, è il sangue dei nonni versato per la terra e per la nostra gente, ogni porto è un altro quarto, partiamoci ogni giorno cercando il significato di sto stato, l'Italia di Saviano che lotta, illumina in verità, Saviano, Val di Susa, qui la Lampedusa c'era, l'Italia di Fellini e Monicelli, Emergency, Italia dei fratelli per tutti i mondi dispersi, sì, come le trone di un atomo, giriamo, ma abbiamo mille di un unico DNA italiano. Che credi, da Napoli a Bolzano resiste stringendo i denti, fratelli di un'Italia che nelle difficoltà si nasconde su monti e lotta per la libertà, fratelli di un'Italia divisa dalle parole dei pagliacci e dei clown della televisione, non sarà la politica o la chiesa, gli omofobi della Lega a tenerci la faccia dentro la merda, fratelli di un'Italia che vive aspettando il sole col sogno di un lavoro che porta il giorno migliore, fratelli di un'Italia che nelle difficoltà si rimbocca le maniche e crede con dignità, fratelli di un'Italia che vuole spiccare il volo e portare con orgoglio il tricolore per il mondo, e non sarà la mafia la sua paura, l'odio per la cultura, rimpiaci la testa di spazzatura. Scrivere questo pezzo abbiamo cercato di attualizzarlo il più possibile a quello che sta succedendo in questo momento in Italia, dare un certo tipo di messaggio che per quanto pretenzioso, per quanto impegnativo possa essere, è quello di svegliarsi, attivarsi a cercare di cambiare ognuno nel proprio piccolo questa società e tutto quello che non ci va bene. Beh, io credo che il messaggio, leggendo il testo che Nio e Lura hanno scritto, sia abbastanza chiaro. Mi piacerebbe che arrivasse ai posteri l'idea di unità. Siamo nel 150esimo dell'Unità d'Italia e credo che veramente sia forte questo bisogno per noi italiani di sentirci uniti, non è poi molto diverso dal messaggio che Mameli voleva dare. Mameli e Novaro sono genovesi. La prima orchestra che ha suonato l'inno d'Italia, che prima si chiamava Canto degli Italiani, è la Filarmonica Sestrese. Quindi abbiamo pensato automaticamente di ripartire da Genova, la nostra città, per provare a giocare intorno all'Inno d'Italia, un po' riattualizzarlo, un po' fare un gioco che può essere molto serio o molto leggero. Abbiamo contattato di Zero Plastica, degli artisti di una musica attuale, rap, molto impegnati, la Filarmonica Sestrese che oggi continua ad avere ad esempio 200 allievi nel quartiere di Sestri dove lavora e che ha continuato a portare il testimone di questa prima esecuzione nel 1847, che dicono le cronache ebbe 30.000 spettatori, e abbiamo rilanciato l'Inno d'Italia. Ci si può domandare perché il CEP in questo progetto? Questo progetto nasce proprio da questo quartiere, un quartiere periferico della nostra città, più recente, quindi uno dei quartieri più giovani, ma nello stesso tempo, curiosamente, le strade di questo quartiere sono dedicate ai grandi martiri, ai grandi eventi della Resistenza. A Oregina venne eseguito per la prima volta questo meraviglioso inno, ed eseguito fu l'Orchestra Filarmonica Sestrese.